Ciao a tutti! Oggi prepareremo l'insalata di riso basmati con verdure. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono riso basmati, melanzane tagliate a dadini, zucchine tagliate a dadini, carote tagliate a dadini, peperone rosso tagliato a dadini, peperone giallo tagliato a dadini, aglio, olio, prezzemolo, sale, pepe e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio e l'aglio ed azionare il bimby per 4 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio dal boccale. Aggiungere le melanzane, le zucchine, le carote, i peperoni, il sale e il pepe e cuocere per 18 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Le verdure sono cotte, trasferire in una ciotola. Senza lavare il boccale, mettere l'acqua, il sale, posizionare il cestello con il riso e cuocere per 15-18 minuti in base alla cottura del riso. Temperatura varoma, velocità 1. Il riso è cotto. Trasferire nella ciotola con le verdure, amalgamare bene, decorare con il prezzemolo tritato, lasciare raffreddare e servire. Insalata di riso basmati con verdure. Grazie e alla prossima ricetta!